Mentre papà è al lavoro, prepareremo tutte le sorprese che gli vogliamo fare. Prima facciamo una bella torta di compleanno. Dobbiamo mettere burro, zucchero e farina. Adesso aggiungiamo un uovo. E ora l'ingrediente più importante, i pezzi di cioccolato. Mamma Pig fa una torta al cioccolato. Papà Pig ne va pazzo. Mescoliamo per bene. Mamma, posso farlo io? Certo, Peppa. Peppa adora mescolare. Anche George ci prova. Molto bene, George, così può bastare. Perfetto, versiamo l'impasto nella teglia. Evviva! Adesso non ci resta che metterla nel forno. Mamma, posso leccare il cucchiaio? Sì, tu puoi leccare il cucchiaio e George leccherà la ciotola. Evviva! Peppa e George adorano l'impasto della torta al cioccolato. Di sicuro a papà piacerebbe essere qui. Mamma, posso chiamare papà al lavoro? Così gli faccio gli auguri. È davvero una splendida idea. Questo è l'ufficio dove lavora papà Pig. Sì, pronto? Qui è il signor Coniglio. Posso parlare con il mio papà, per favore? C'è una telefonata per lei, sembra importante. Pronto? Qui è papà Pig che parla. Tantissimi auguri, papà! Buon compleanno! Ti ringrazio, Peppa. Torna presto oggi, capito? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Auguri di buon compleanno, papà Pig! Grazie molte. Per il compleanno di papà dobbiamo fare ancora una cosa. Sì, dobbiamo preparare la sorpresa. Shh, George, ricordatelo, è un segreto. Buonanotte, Peppa. Ciao. Rebecca, Susie e Emily sono già arrivate. Buonasera a tutte. Ciao, ciao Peppa. Ho portato il mio Teddy. Ciao a tutte, ragazze. Zoe ha la sua scimmietta. Emily ha la sua rana. Susie ha il suo gufo. E Rebecca ha la sua carota. Carota, carota. Il signor Zebra guarda la televisione. Molto meglio. Stavo guardando la gara. Ma era davvero noiosa, paparino. Papà Zebra deve andare a letto adesso. Domani si alzerà presto per consegnare la posta. Hai ragione, andiamo a dormire. Non state sveglie fino a tardi. Buonanotte, mammina. Peppa e le sue amiche dormiranno nel sacco a pelo. Le sorelline di Zoe, Zuzu e Zazà vogliono dormire con loro. Questo pigiama party è soltanto per noi bambine grandi, capito? Oh, sono così carine, non mandarle via! Possono rimanere! D'accordo, però mi dovete promettere che resterete sveglie! Lo promettiamo! Wow, un pianoforte! Sto prendendo delle lezioni! Ascoltate! Se la cerca di brillare! Posso suonare io? Anch'io! Se la cerca di brillare, che non voglio al buio star. Shh! Che cos'è tutto questo baccano? Così papà Zebra non può dormire. Forza, infilatevi nei sacchi a pelo. Adesso che cosa facciamo? Uno spuntino di mezzanotte! Si fa ad ogni pigiama party che si rispetti! Che cos'è uno spuntino di mezzanotte? È quando si mangia di notte, però si fa in segreto! Peppa e George scrivono una risposta a Zoe. Allora, che cosa le vuoi dire? Cara Zoe! Cara Zoe! Adesso non so più come continuare. Che ne pensi di... Ci piacerebbe molto venire alla tua festa. Cordiali saluti, Peppa e George. Bambini, che colore preferite per la busta? Voglio la rossa. Signorina, Zoe Zebra. Bene, e adesso il francobollo. La lettera è pronta per essere imbucata. Questa è la cassetta postale. Ecco Danny, Susie, Pedro, Rebecca ed Emily Elefante.
stanno imbucando le loro lettere. Ed ecco Peppa con la sua busta. Fatto! E adesso che cosa succede? Buona giornata a tutti! Ciao, Peppa! Ti è arrivata la lettera di invito alla mia festa? Sì! E ti ho anche scritto una risposta, sai? Oh, che bello! Guarda un po' qua, quante lettere devo recapitare oggi! Zoe, vedi, questa è la mia! Ed è davvero molto, molto importante! È quella che hai scritto a me? Posso aprirla adesso? Sì, Zoe, è indirizzata a te! Ma prima di fartela leggere ho il dovere di consegnarla! È così che funzionano le poste! Oh! E visto che a quanto pare oggi avrò un sacco di lavoro, è meglio che inizi a darmi da fare! Scusi, possiamo venire anche io e George? Ma certo, forza, saltate su! Ci vediamo dopo! Peppa e George aiutano il signor Zebra a consegnare la posta. Questa è la casa di Zoe Zebra. Questa lettera è indirizzata alla signorina Zoe Zebra. Per la signorina Zoe Zebra... Zoe Zebra... Zoe Zebra... Zoe Zebra... Queste lettere sono tutte per Zoe. Quella che hai in mano è la mia! La lascia imbucare a me? Ma certo, tieni! Peppa adora imbucare le lettere. Cucù! Cucù! Che piccolo maialino rumoroso sei, George! Guardate, sta per uscire fuori! Wow! Che tontolone! Ti sei perso il cucù? È stato davvero, davvero fantastico! Ha fatto cucù! E tu non l'hai visto! No, non preoccuparti! Vedrai il cucù alla sua prossima uscita! Ma devi aspettare, perché esce soltanto una volta ogni ora! È noioso aspettare! Dai, George! Andiamo fuori a correre! George non vuole andare fuori a correre. Preferisce aspettare il cucù. Sono quasi le 10. George sta aspettando ormai da quasi un'ora. Adesso basta! Vieni a giocare! Anche il dinosauro vuole giocare insieme a te, George! Grrr! Grrr, dinosauro! George, di nuovo, non ha visto il cucù. Oh, non preoccuparti, George. Va pure a giocare in giardino. Ti avviso io quando sarà il momento di vedere il cucù. Prendilo, George! Sono quasi le 11. Peppa! George! È ora di vedere il cucù! Sbrigati, George! O perderai il cucù un'altra volta! Oh! George sta correndo più veloce che mai. Dobbiamo fare piano, però, così l'animale non scapperà via. Sì, mammina! George! Peppa e George seguono le tracce. Guardate! Le impronte sono state lasciate da un uccellino. È volato sull'albero. Dove? Tieni, Peppa, guarda dentro al binocolo. Il binocolo ingrandisce le cose. Vedo uno, due, tre uccellini. Ah, chissà cosa mangiano. Mangiano vermi. Ma è disgustoso. George ha scoperto delle altre impronte. Piccolissime. Sono state lasciate da quelle formiche. Stanno raccogliendo delle foglie da mangiare. Si faranno una bella insalata per pranzo. Sì. A proposito di pranzo, è ora del picnic. Oh, il picnic! Papà Pig, hai dimenticato di prendere il cesto, non è vero? Sì, ma non è un problema. Basta tornare indietro, mangeremo in auto. E da che parte è la macchina? La mappa ce lo indicherà. Seguitemi. Chi ha messo qui l'albero? Non è nella mappa. Oh, Peppa Pig, ci siamo persi, non è così? Sì. Come faremo a ritrovare la strada di casa? George ha scoperto ancora altre impronte. Guarda!
Guarda che impronte grandi! Dinosauro! Davvero interessante! Come? Non mi direte che George ha trovato delle vere impronte di dinosauro? No, quelle sono le nostre impronte. Se seguiamo la traccia all'indietro, riusciremo a tornare alla macchina. Col cesto da picnic! Evviva! Niente ci può fermare ora. Torneremo a casa sani e salvi. Oh, non avevo previsto la pioggia. Mamma, perché stai dicendo delle parole così strane? È francese, Peppa. Significa buongiorno. Come stai? E poi che cosa dice? Dame, j'aime les princesses et jouer avec mes amis. Che bravo, papà! Sono un vero esperto di francese. Che cosa vuol dire? Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente. Non capisco. Non ha nessun senso. Significa, mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici. Era quello che stavo per dire, infatti. Anche io voglio parlare in francese. Magari puoi parlare con Delfina Asino. E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera. Evviva! Bonjour. Est-il possible che Peppa parle a Delphine? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con Delphine. Pronto? Bonjour. Bonjour. E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va? Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese. Dinosauro. No, George. Non capisci niente di lingue straniere. È mattino. Il signor Zebra sta consegnando delle lettere a casa di Peppa. Posta! Evviva! Papà Pig vuole leggere un giornale. Oggi è un giorno perfetto per non fare niente. Papà Pig adora non fare niente. Oh, accidenti, Papà Pig. Ci siamo dimenticati di badare al giardino. A cosa ti riferisci, mamma Pig? All'erba. Deve essere tagliata. A me piace, Alta. Ha il fascino del selvaggio. Mammina, papino, venite a giocare con noi nell'erba alta. È uno spasso. Va bene, andiamo a giocare con questa palla. Che fine ha fatto? La palla si è nascosta nell'erba alta. Non riusciremo mai più a trovarla. Forse c'è davvero bisogno di tagliare l'erba. Sì, Papà Pig. Vado a prendere il tosaerba. L'avevo messo qui da qualche parte. Ah, eccolo. Papà Pig ha trovato il tosaerba. Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero. Taglierà l'erba in un batter d'occhio. Dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare Nonno Pig e chiedergli in prestito il suo tosaerba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo. Devo soltanto spingere con più forza. Il tosaerba di Papà Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo Nonno Pig. Pronto? Nonno Pig al telefono. Ciao, Nonno Pig. Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Certamente. Vengo subito da voi. Ciao. Mi sa che questo è un lavoro per Betsy. Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore. Ciao, Peppa. Ti lavi i denti tutti i giorni? Sì, dottore Elefante. Brava. Dunque, chi è il primo? Inizio io, perché sono una bambina grande. Stai a guardare, George. Siediti, per favore. Tieniti forte. Bello! Ora apri bene la bocca. Ah. Ancora di più. Ah. Bene,
Diamo una bella occhiata. Per guardare i denti di Peppa, il dottore elefante usa un piccolo specchio. Voglio sperare che tu non abbia mangiato troppi dolci, Peppa. È difficile parlare con la bocca bene aperta. Fatto! Bravissima! Hai dei denti bianchi e sani. Ha preso tutto da me. Adesso posso bere quella speciale acqua rosa? Sì, ma non la ingoiare. Sputala! George, ora tocca a te. No! George non vuole essere visitato. Se vuoi, puoi tenere stretto il dinosauro mentre il dentista ti esamina i denti. Dinosauro! Felice di fare la tua conoscenza, dinosauro. Quello non è un vero dinosauro. È fatto di plastica verde. Tieniti forte! Sei molto coraggioso, George. E ora mi fai vedere i tuoi denti? George non vuole mostrare i denti al dottore elefante. George, apri la bocca, come faccio io. Ah, così va meglio. Ho finito. I tuoi dentini sono forti e sani, George. Sono belli come i miei, dottore elefante. Sì. Peppa, il cuginetto è davvero troppo piccolo per giocare a palla. Ma se non può giocare né con i dinosauri né con la palla, allora che cosa può fare? O mangia oppure dorme. E spesso fa così. Zietta, per favore, me lo fai prendere in braccio? Sì, se mi prometti di stare attenta, puoi tenere il piccolo Alexander. Alexander? E il suo nome? Si chiama Alexander. Che nome lungo per un maialino così piccolo. È molto carino. È strano visto che è un maschio. Che cos'è questo odore? Forse è arrivato il momento di cambiargli il pannolino. È disgustoso! Peppa, anche tu quando eri piccola sporcavi il pannolino. Non è affatto vero! Mamma, posso restare con Peppa e Giorgia a giocare fuori? Certo! Chloe, è bello avere un fratellino così piccolo? Sì, Alexander è davvero un tesoro. Vorrei che George fosse un piccolo maialino appena nato. Ho trovato! George può fare finta di essere un maialino. Deve entrare in questa carrozzina. È un'ottima idea. No. George non vuole fare il neonato. George, se ora fai finta di essere appena nato, ti prometto che con te sarò molto gentile per tutta la vita. George ci pensa. E potrai usare i miei giocattoli. George ci pensa ancora. E se ne avrai voglia, ti farò usare anche i miei giocattoli. George ha deciso. Sei davvero un maialino adorabile. Ecco Candy Gatto, Susie Pecora, Rebecca Coniglio e Zoe Zebra. Ciao! Come mai George è dentro a questa carrozzina? Lui non è George. È un maialino appena nato. A me sembra proprio George. Noi stiamo facendo finta che sia appena nato. George è un po' troppo piccolo. Si stancherebbe molto in fretta, Peppa. Ma io ormai sono grande. Non mi stanco facilmente. Faremo un giro piuttosto lungo, Peppa. Sei proprio sicura? Sì, papà. Non preoccuparti. Molto bene. Siete tutti pronti? Sì, Papà Pig! Allora partiamo! Sto vincendo! Questa non è una gara, Peppa. È soltanto una tranquilla passeggiata in bici. Sì, papino. Ma sto comunque vincendo io! Ah-ha! E ora chi sta vincendo? Salire sulle colline non mi è mai piaciuto. Hai visto? Abbiamo vinto la gara. No, invece non avete vinto, perché in quel momento io non stavo gareggiando. Ma adesso sì! Provate a prendermi! Ah-ah! Non sei altro che un'imbrogliona! Ciao, Anatre! Stiamo facendo un giro in bicicletta! Ciao, Anatre!
Ah, avevo dimenticato quanto mi piace andare in bicicletta. Mi ero scordato anche che salire le colline non mi è mai piaciuto. Il percorso è molto ripido. Le colline dovrebbero essere più basse. Sì, ma guarda che panorama stupendo. Oh, povero me. È davvero molto faticoso. Mamma Pig, tu non stai pedalando. Oh, scusami, papà Pig, mi stavo godendo la bella vista. Peppa e gli altri sono arrivati in cima alla collina. Ci sono gli amici di Peppa. Ciao, Peppa! Ciao! Stavamo per fare una gara di velocità. Peppa, perché non partecipi anche tu? D'accordo, ma soltanto se la gara la facciamo in discesa. Va bene. Cos'è successo? Le femmine non ci lasciano entrare nella casa sull'albero. Sì, non è affatto giusto. Oh, oh, forse so come aiutarvi. Venite con me. Ora possiamo giocare a prendere il tè con calma e senza maschi. Cos'è questo rumore? Finito! Adesso voi ragazzi potete giocare in un vero castello che si apre con questo ponte levatoio. È bellissimo! Grazie mille, nonno Pig! Ci fate entrare? No, questa è una fortezza per maschi e voi non siete le benvenute. Come vorrei poter giocare là dentro. La casa sull'albero è molto più bella del loro castello. Andiamo, ragazze. Sono il re del castello. Ogni castello ha la sua bandiera. Oh, i maschi hanno una bandiera. A noi non serve una cosa tanto inutile. Ecco nonna Pig. Ciao, bambine. Posso portarvi qualcosa? Sì, una bandiera! E deve essere molto più bella di quella che hanno usato i maschi. Vedo cosa riesco a trovare. Sono il re del castello! Oh, oh! In un castello che si rispetti deve esserci un telefono. Reggi questo. Tenete la corda bella tesa e potrete parlare con i vostri amici. Noi non vogliamo parlare con i maschi. E noi non vogliamo parlare con le ragazze. Nonna Pig ha trovato una bandiera per le bambine. La vostra bandiera sarà questo vestito. Grazie, nonnina. Ma che cosa ci fai sopra il tetto? Stiamo riordinando la soffitta. Cos'è la soffitta? È il posto in cui stanno le cose molto vecchie. Anche tu allora vivi lì. No, lì ci sono cose perfino più vecchie di me. Possiamo aiutare? Come no? Stanno salendo verso la parte più alta della casa. Lassù c'è la porta della soffitta. E come facciamo ad arrivare fin là? Guardate, ho un piccolo trucchetto. Eccomi qua, buongiorno tesori. Ciao nonna. Forza, venite. Questa è la soffitta. Wow, è piena di cose. Sì, soprattutto cose inutili. Ma Peppa e George ci hanno offerto il loro aiuto per fare un po' d'ordine. Ottimo, perché non cominciamo buttando questo scatolone? Oh, per favore, questo no! A che serve una cosa del genere? A niente, ma è la mia nave in bottiglia. E questa qua? È un'altra preziosa nave in bottiglia, no? E queste allora? Sono gli altri miei splendidi modellini, mi servono tutti! Beh, dovremo pur buttare qualcosa. Sì, hai ragione. Cominciamo con questa scatola. No! Sono i miei cappellini! Oh, cielo! Non riusciamo mai a decidere che cosa buttare. Ho un'idea. Facciamo decidere a George e a Peppa. Ok! Allora, che ne dite? Di questa valigetta? Oh! No! Quella no! No! Non è certo una valigetta qualunque. Guardate! Si tratta di un vecchio giradischi. E questo qui era il nostro disco preferito. Possiamo sentirlo? Certo. Oh, non lo ascoltiamo da anni. Mm.
sua mancanza. Perché non la chiami al telefono? Buongiorno, signora Pig. Peppa può parlare con Susie, per favore? Ciao, Susie. Ciao, Peppa. Possiamo essere ancora amiche se mi chiedi scusa. Mi dispiace di averti detto che hai barato. Anche se in effetti era la verità. Bene. E a me dispiace di essere stata la tua migliore amica. Oh! Non ho bisogno di lei. Posso benissimo trovarne un'altra. Non c'è problema. È una bellissima giornata. Tutti i bambini sono al parco giochi. Danny Cane si sta divertendo con il suo migliore amico, Pedro Pony. George sta giocando con il suo migliore amico, Richard Coniglio. Dondolo. Susie Pecora è sull'altalena, da sola. Peppa sta giocando a minigolf, da sola. Arriva Emily Elefante. Posso giocare anch'io? Certo! Emily, Susie Pecora era la mia migliore amica, ma non lo è più. Quindi potresti prendere tu il suo posto. Ma la mia migliore amica è Candy Gatto. Oh. Miau. Whee! Zoe, se vuoi, puoi essere tu la mia migliore amica. Ma io ne ho già una. È Rebecca Coniglio. Oh. Ciao, Susie. Ciao, Peppa. Finalmente! Allora siete tornate ad essere amiche. Noi non siamo amiche. Non lo siamo e non lo saremo mai. Penso che sia il momento giusto per fare la pace. Peppa, coraggio, chiedile scusa. Soltanto se lei chiede scusa prima. Soltanto se lei chiede scusa prima. Ho un'idea. Conterò fino a tre e lo direte insieme, nello stesso momento. D'accordo. Mamma Pig sta acquistando un armadio per i giocattoli. Allora, quale volete? Possiamo comprare questo, mamma? Mi sembra perfetto. L'armadio è stato scelto. Congratulazioni! Il suo ordine è confermato. Oh, che bello! È mattino e il signor Zebra ha una consegna speciale. C'è un bel pacco in arrivo per la signorina Peppa Pig e per il signor George. Di che si tratta? È il vostro nuovo armadio. Oh, sembra un tantino sottile. Certo, perché lo dovete montare. Oh. Non preoccuparti, Peppa. Sicuramente per i tuoi genitori non sarà un problema. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Che cosa facciamo ora? Ma è chiaro, montiamo il vostro armadio. Evviva! Ma che strano, non ci sono le istruzioni. Magari montarlo è talmente semplice che non c'era bisogno di metterle. Mamma, possiamo aiutarti? Certo. Peppa, mi puoi portare un ripiano? Eccotene uno verde. Grazie mille, Peppa. E adesso mi servono quattro gambe. Uno, due, tre, quattro. Sono tutte per te, mamma. Perfetto, lo finiremo in un attimo. Tieni questa porticina rossa. Ti ringrazio, mi serviva. Ecco, finito. Hai fatto un ottimo lavoro. È molto piccolo. Come faranno a starci tutti i nostri giocattoli? Già, effettivamente hai ragione. Oh, George ha trovato un altro pezzo. Forse quello è un ripiano di scorta. Un respiro bellissimo. E ora iniziamo a prepararci per la notte. Peppa e i suoi amici montano le tende. Bambini, ora dovete scegliere un compagno con cui dividere la tenda. Susie, vuoi stare insieme a me? Avevo deciso di andare con Zoe. Oh, scusami, Susie. Ma io l'avevo già promesso a Rebecca. Rebecca, tu non dovevi stare con me. Oh, è vero. Emily, dimmi, tu con chi vuoi dividere la tenda? Con Zoe. Ok.
Va bene, allora puoi restare insieme a me. Ok. Adesso mi servono bastoncini per accendere un gran bel fuoco. Li raccoglieremo noi. Ma volevamo andare io e Pedro a raccoglierli. Oh, potete andarci tutti insieme, bambini. Peppa e i suoi amici raccolgono la legna. Ottimo lavoro! Si è fatta notte. Peppa e i suoi amici siedono intorno al fuoco. Dai, bambini, cantiamo tutti insieme una canzone. Sì! La canzone del Bing Bong, per favore. Oh, non so, ecco. Per piacere, Madame Gazzella, la canzone del Bing Bong. E va bene. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bang e un bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingli bangli boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingli bangli boo. Oh oh! Bene bambini, adesso tutti a dormire. Buonanotte, bambini! Buonanotte, Madame Gazzella! Peppa, mi fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo, una mela! Anch'io, ma la mia è verde! Scambiamocele! Ok! Peppa, Susie, cosa state facendo? Susie mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo! Peppa mi ha detto di scambiarci le mele. Oh, non importa, ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic. Sì, Madame Gazzella. L'autobus è arrivato alle pendici dei monti. La strada è molto ripida. Forza, autobus, so che ce la puoi fare. Forza, autobus! Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte. Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro. Che cos'è l'eco? Un eco è il suono che si ripete quando si grida in montagna. Ascoltate! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodolei, 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 yodolei. Gli echi sono divertenti. Andiamo a fare il picnic. A Peppa piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Dove sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Che tontolona! Non ci sono anatre in cima alle montagne. Oh! Salve, signora anatra! Vuole un pezzo di pane? Oggi le anatre sono davvero fortunate. C'è un sacco di pane. Ma questa cartina sembra un po' complicata. Volete salire ancora? Sì, per piacere! Più in alto, più in alto! La mongolfiera vola sempre più su. Oh! Dove è andato a finire il cielo? Non preoccuparti, Peppa. Stiamo solo attraversando una nuvola. Oh! Wow! Il cielo è tornato! Evviva! Verso il blu, verso il blu. Noi voliamo sempre più su. Se con noi viaggerai, certo ti divertirai. Guarda, Teddy, siamo davvero molto in alto. Peppa, sta attento a non farlo cadere. Teddy, sta precipitando. Oh. Non ti preoccupare, andiamo subito a prenderlo. Tenetevi forte, ragazzi. Comincia la discesa. La signora Coniglio fa scendere la mongolfiera per andare a cercare Teddy. Non riesco a vederlo da nessuna parte. Eccolo lì! È rimasto impigliato in un albero. Magari potrei usare quest'ancora per recuperarlo. Più piano, piano, preso! Papa Pig ha ancorato Teddy. Teddy! Evviva! Oh,
Oh no, nessuno guarda dove stanno andando. Guardate lì, sbatteremo contro l'albero. Tenetevi forte. Prima Teddy è rimasto impigliato e ora ci siamo impigliati noi. Papà Pig, ma dove siamo finiti? Ti sei perso, non è vero? Sì. Guardate tutti là! Quella è la casa di nonno e nonna! Sì, dobbiamo essere finiti nel loro cortile. Come pensavo? Qualcuno ci sente? Nonna Pig! Nonno Pig, siamo qua! Oh, santo cielo! Dinosauro! Ero quasi sicura che ti avrebbero regalato un altro dinosauro. Premilo sulla pancia. Troppo spaventoso. George, ti ho fatto un bigliettino di auguri. Indovina che cosa ci ho disegnato. George non ne ha idea. Avevo pensato di disegnarti un bel fiore. A George non piacciono i fiori. Ma poi alla fine ho deciso di farti un... dinosauro! È davvero un bel disegno, Peppa. Lo so, la verità è che sono molto brava. Bene, ora andremo in un posto speciale, come dono di compleanno extra. Evviva! Corriamo allora! Ma dov'è che andiamo? Lo vedrete! I bambini non vedono l'ora di scoprire di che cosa si tratta. Ci volete portare al circo? No, ma è un posto altrettanto bello. Allora è il cinema. No, molto meglio. Non riesco ad immaginare niente. Dove staranno andando? Siamo arrivati. Si sono fermati davanti al museo. Perché siamo venuti al museo? Un attimo e lo vedrete. Che cosa sarà questo regalo speciale? George, mi dici per favore qual è la cosa che più ti piace al mondo? Dinosauri! dinosauri! Il regalo speciale è la stanza dei dinosauri del museo. Sempre i soliti noiosi dinosauri. Dinosauro! Leo preferirebbe una torta al cioccolato. Purtroppo ho solo la torta ai canditi. È sicuro di non volerla assaggiare? Wow! Ha detto che gli piacerebbe provarne un pezzetto. Mamma Pig dà un po' di torta all'amico immaginario di Susie. George sta giocando col suo dinosauro. Dinosauro! George, ti sei seduto addosso a Leo! George non sa che Susie ha un amico immaginario. Wow! Ha detto che non ce la fa a finire la sua torta, quindi può mangiarla George. Andiamo a giocare di sopra adesso? Sì, possiamo giocare a travestirci. Ma io lo stavo chiedendo a Leo. Oh. Wow! Leo ha detto che gli piace molto travestirsi. Bene. Andiamo, Leo! Peppa e Susie giocano a travestirsi. Peppa sarà una fata. Dimmi il tuo sogno e io lo realizzerò. Il mio sogno è di essere la regina Susie! Allora, Leo Leone, può fare il giullare di corte. Figurati se si accontenta di fare il giullare. Lui vuole essere il re! Ecco Papà Pig. La mamma mi ha detto che in casa abbiamo un ospite molto speciale. È venuta a trovarmi la mia amica Susie, papino. Sei proprio sicura che non ci sia qualcun altro, Peppa? Certo che c'è qualcun altro. Il re Leo Leone. È un onore avervi fra di noi, il re Leo. Papà Pig finge di vedere il re Leo. Sapete che siete veramente elegante con quella corona d'oro? Sì, è davvero molto elegante e sta anche indossando i pantaloni rossi più belli che ha. È vero. E il suo golf blu fatto a mano. Ma che cosa dici? Leo non ha nessun golf blu fatto a mano. In questo momento indossa una camicia verde. Beh, è un colore incerto, un verde bluastro. È mattina.
Oggi Peppa e George andranno a casa di Rebecca Coniglio. Mamma Pig guiderà, mentre io darò le indicazioni. Sei sicuro, Papà Pig? Ci siamo sempre persi seguendo le tue indicazioni. Non questa volta, cara. D'accordo. Siamo tutti pronti? Sì, Mamma Pig. Allora si parte! Peppa e George sono felici. Non sono mai stati a casa di Rebecca Coniglio prima d'ora. Papino, siamo quasi arrivati? Secondo la mappa, la prossima collinetta è quella di Rebecca. Strano, non riesco a capire. Rebecca Coniglio dovrebbe abitare proprio qui. Ci siamo persi. Sulla collina c'è solo un orto di carote. Dove sarà mai la casa di Rebecca Coniglio? Squeak! Salve a tutti! Squeak! Squeak! Rebecca, puoi venire a giocare nella mia stanza? Nella tua stanza? Ma se non c'è la casa? Peppa non capisce dove sia la casa di Rebecca. L'intera collina è una casa. È la nostra tana. Volete vederla? A più tardi! A più tardi, papino! Entrati! Qui non ci sono scale, ma gallerie! Wow! La casa di Rebecca è diversa da quella di Peppa. Questa è la nostra stanza! Wow! Hai un letto, una finestra e un cesto per i giocattoli, proprio come noi! Ma certo! Mi piace la tua casa! Vorrei tanto essere un coniglio. Trovato! Posso insegnare a te e a Giorgia ad essere conigli? Sì, ti prego! Primo, dovete storcere il naso e squittire, come noi. Squeak, squeak! Squeak, squeak! Allora, che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto, George! Dipingerò il vecchio albero di ciliegio. Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa. Serve per appoggiare la tela. E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge, un po' come i fogli di carta che usate voi. E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro. Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti. Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore. Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, Papà Pig. Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo. Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente. Molto bene. Iniziamo con l'azzurro. E ora disegniamo l'albero. Ci serve un po' di verde per le foglie. Ma il verde non ce l'abbiamo. Non preoccuparti, se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde. Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde. Facciamo tante belle foglie verdi e in basso un po' di erba. E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo. Possiamo crearlo noi. Basterà mischiare verde e rosso. Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone. Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero. Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa. Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi. 1, 2 e 3. Ben fatto. George, tocca a te adesso. Sei davvero un grande pittore. Complimenti. Perfetto, abbiamo finito il dipinto. Urrà! Oh, ci sono le anatre! Motori al massimo! Ciao, ciao, nonna! A più tardi! Peppa e George adorano il trenino del nonno. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf. Tutto il dì. I maiali sul treno fanno oink oink oink, oink oink oink, oink oink oink. I maiali sul treno fanno oink oink oink. Tutto il dì. Ecco nonno cane con Danny cane. Ciao ragazzi. Ciao Danny. Vedo che giocate con un bel trenino. Giocare? Gertrude è una vera locomotiva. Funziona ancora quel vecchio macinino? Vecchio macinino? Col mio carro attrezzi ho salvato molta gente che aveva bisogno di aiuto. Senti, nonno, posso fare un giro sul treno?
Certo, va pure, Danny, se trovi più divertente giocare su un trenino. Grazie, nonno. A più tardi! La signora Coniglio guida lo scuolabus. Alla vostra sinistra ci sono delle colline con un po' di alberi. Ciao amici! Ciao Peppa! Ci sono tutti gli amici di Peppa. Possiamo fare un giro sul treno? Vorrei che questi bambini facessero una gita divertente ma istruttiva. Pensa che i treni siano istruttivi? Sì, lo sono di certo. Ascoltatemi, alzi la mano chi vuole fare un giro sul treno. Io! Ora alzi la mano chi vuole rimanere sull'autobus. Va bene, potete salire sul trenino, io rimarrò dietro di voi. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf tutto il dì. Thank you.